alla sede di Valdisandro che va sui veicoli industriali. Ovviamente anche nel 1940, questo C546 risente di questa crisi. Risente di questa crisi? È un altro settore, però tutti abbiamo i dati di quanto sia ferma l'economia in Italia, quanto sia fermo il lavoro in Italia. Quindi sono mezzi che, per dirla con poche parole, per lavorare, se il lavoro ce n'è pochi, per i comuni ce ne sono. Michele Di Biasio, segretario regionale della FIOM. Come si spiega il contrasto tra le continue richieste di straordinario e la CIG che sta investendo la Fiat in questo periodo? Ma io credo che si spieghi da solo, c'è la pigrizia dell'azienda che non ha nessuna intenzione di tirar fuori quei soldi che dovrebbe tirar fuori un'azienda normale e che deve giustamente retribuire i lavoratori. Noi crediamo che con la detassazione degli straordinari sicuramente le aziende siano incentivate a lavorare in questo modo, però noi riteniamo che sia altrettanto sbagliato in un momento di crisi ricorrere allo straordinario e rimandare a casa già da adesso 150 famiglie, ma la prospettiva non è rosea, sicuramente ci saranno altre espulsioni, noi auspichiamo di no e cerchiamo anche di correggere il tiro all'azienda, però sicuramente l'azienda in questo momento sta sbagliando tanto. Va bene, grazie. Antonio Di Pardo, segretario regionale della UIL Molise. Questo che si vive oggi è un momento storico per i sindacati perché per la prima volta sono tutti uniti nel dire loro no contro la crisi attuale. Cosa possono fare concretamente i sindacati in questo momento? Innanzitutto, come diceva lei, questo è un punto di partenza importantissimo. Si vedono uniti tutte le organizzazioni sindacali per stilare e produrre un documento di azione sul territorio affinché si creino le condizioni per dare continuità a questa realtà produttiva. Pensiamo di mettere in campo tutto quello che è in nostro possesso, nelle nostre condizioni, partendo già dal coinvolgimento delle istituzioni che comunque nella loro parte devono dare un grosso contributo. Noi per quanto riguarda tutta la parte concertativa, che è elemento indispensabile nella discussione aziendale, siamo pronti al confronto, siamo pronti a trovare le soluzioni necessarie affinché il nostro contributo possa alleviare questa crisi che non è soltanto sul territorio molisano, neanche sul territorio nazionale, ma si estende al di là di quelle che sono aspetti internazionali. Crediamo che come punto di partenza possa essere fattivo e positivo questo discorso, vedremo nell'evolversi di questa riunione che cosa salterà fuori, ma ribadisco un concetto fondamentale, siamo pronti a qualsiasi confronto per creare condizioni, strumenti che possano garantire l'occupazione e dare certezza a questi lavoratori precari, a questi giovani che per noi diventa elemento importante, fondamentale. Antonio Danocco, segretario regionale dell'UGL. Qual è l'entità della crisi attuale che si vive in Fiat? Ma questa è una crisi abbastanza grande, abbastanza importante e credo che ci sia anche da preoccuparsi sulla ripresa effettiva delle attività, sulla ripresa regolare delle attività, perché dobbiamo tener conto che anche della globalizzazione e dobbiamo tener conto che alla ripresa alcune lavorazioni verranno probabilmente trasferite nelle produzioni asiatiche. Cosa possono fare i sindacati per evitare la perdita di posti di lavoro? Ma innanzitutto tamponare questo momento critico in base anche ad accordi di solidarietà. Noi abbiamo 410 lavoratori instabili che sono fuori, sono a casa, dal 29, dal 1 dicembre saranno a casa tutti e dobbiamo confrontarci e meno male che ci siamo trovati un po' tutti, stiamo tutti quanti insieme qui tutte le sigle sindacali per affrontare definitivamente questo discorso. Grazie. Segretario regionale FIM Molise. Si può fare ancora qualcosa per salvare questa fuga di posti di lavoro? Certo, il fatto di essere venuti tutti insieme oggi qui a questa riunione è proprio per cercare di trovare delle soluzioni in merito, arginare questa emorragia di perdita di posti di lavoro e cercare di portare le aziende, l'azienda via in modo particolare, a strutturare gli stessi contratti di somministrazione. Giovanni Mercogliano, segretario regionale della FISMIC Molise. Qual è l'entità della crisi?
Ma la crisi in questo momento che stiamo avvertendo è pesante. Forse sul territorio molisano e quindi nello stabilimento di Termoli, rispetto agli altri stabilimenti del gruppo Fiat, si avverte un po' meno. Ma fatto sta che stiamo facendo cassa integrazione già da 4 settimane ai cambi, adesso toccherà anche ai motori e quindi la cosa comincia a essere preoccupante. Per questo oggi siamo qui unitariamente per chiedere chiarezza su quello che sta succedendo al territorio e vogliamo sapere anche in un prossimo futuro quali sono gli investimenti che prevedono per lo stabilimento di Termoli per avere la continuità dei posti di lavoro. Grazie.